Ok, tempo di carburare. Buongiorno, 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 come sempre. Un saluto a YouTube del futuro, un saluto Twitch. Ora si continua con l'antologia del Souls-like, sempre con Dark Souls. Prima di tutto, come sempre, ringrazio chi entrerà in live. Se ci sarà chi entrerà in live, chi recupererà il tutto a parte, e come sempre chi supporta anche al di fuori di Twitch e YouTube nella real life. Un ringraziamento speciale lo vorrei fare al nostro nuovo rincotonito, nostro nuovo follower, il signor Phoenix Omega, in questo caso, che ha deciso di unirsi sia su YouTube sia su Twitch, quindi un fan accanito abbiamo, mi fa più che piacere. Per il resto, direi che possiamo continuare. Non ricordo onestamente. Ah, era giusto, Holacy, il DLC. Il DLC, ci eravamo fermati davanti ad Elizabeth. Ma nel frattempo, io stavo pensando se poteva essere sensato continuare in quello che effettivamente è il DLC, oppure andare per altro magari, no? Capire se può avere un po' più senso. Bah. E lasciare il DLC per ultimo, potrebbe essere sensata come roba. Non lo so, onestamente. Perché il DLC è bello tosto, più che altro per quello, non per altro, cioè la famosa sta smandrappata di fare il DLC ora e famosa smandrappata di fare il DLC adesso. Va bene, andiamo. Tanto, a livello di equipaggiamento potrebbe migliorare il discorso, più che altro potenziando quella che è la Claymore in questo caso. Ma alla fine la build è questa, quindi, oddio, migliorare più di tanto è un po' complesso. Oh merda, rola. Abbiamo qua gli abitanti del DLC. Interessante. Allora. DLC è una zona bella tostarella. Bella tostarella, effetti. Merdaccia secca, anche perché. Bella complessa come zona. Questi stronzetti non scherzano. Aia. Oh no. 51 di danno è molto interessante. Cioè, 51 di danno è un dramma. Oh cazzarola. Ulla. Bene che l'equilibrio fa il suo sporco lavoro, però. Un po' bassino, eh. Ancora. Olla. Ma quasi quasi. Pensavo di togliere l'equilibrio. Invece niente. Dai. Tiè. Drammatica. È già drammatica. Ti allontani, mi voglio avvicinare. Basta! Fammi prendere il drop. Thanks. È già complessa come roba, effettivamente. Zona tosta, zona tosta. Mi sono perso. Me so perso! Seguiamo le lucine. Basta, mi sto portando il popolano dappresso. Basta, basta. Amico. Facciamola un po'. Un po' così, no? Un po'
po' laterale. Come zona. Basta con questa picca. Finiamola. Muschio rosso sangue. Sento dei versi in lontananza. Poco. Signor. Allora. Aia. No. Ho capito che stavi. Tenchiamo tantissimo. Si tenka. Oh cazzo. Ok. E via. Ok. Merda. Lo sento. Bastardaccio. Ok. Dai. Che non lo perdi? Invece sì, lo perde ad un certo punto. Perché questo roll? Perché questo roll? Perché questa schifezza? Scusami. Mamma mia. Va bene. No! Ci provare, sarei schiattato sicuramente. Ah, è tostarella come cosa. È abbastanza tosta. Gambiali del guardiano. Questo è un primo pezzo del set del Guardian. Interessante. La forca! La voglio vedere la forca. La voglio vedere la forca perché potrebbe diventare una delle mie delle mie armi preferite. No, beh, preferite no, però. Dove sta? Forca quadriforcuta. Eccola, ma no, è una mezza fetenzia. Una mezza fetenzia. Forca impugnata dagli spaventapasseri di legno del santuario nella foresta. In genere queste forche non vengono usate come armi, ma le loro estremità acuminate la rendono a dir poco micidiali. Ma direi che la possiamo anche evitare, cioè non è una roba. Non è una roba che penso si possa usare, ecco, cioè. Quindi, per ora, andiamo per come siamo messi, andiamo per come siamo messi, ecco. Vabbè. Allora, dove mi trovo? Che mi sono perso un attimino. Intanto si continuano a sentire questi versi un po' così, effettivamente. E quindi, ok, culà. Salve. E qui la festa, Phoenix, è sempre qui la festa, è sempre qui la festa non si ferma mai. Allora, vediamo. Come andiamo? Come la va? Come andiamo? Ecco, come sta procedendo questo risveglio mattutino? Questo dramma mattutino. Allora, intanto qua. Merdaccia. Oh no. Aspetta, dobbiamo liberare qua la situation. No! Ula! Merdaccia! No! Sai che schiatto? Mamma mia! Brutta, brutta, brutta situazione. Ulla! Quanti sono? E beh, siamo messi un po' così, eh? E qual è il piano d'azione? Proviamo a tutto a posto, vabbè, dai, mi fa piacere almeno.
Almeno te la passi discretamente meglio rispetto a quella che è la situazione attuale qua. Ok. No, non fare il... Ok. Ho sbagliato il timing. Sì. Mi ha punito tantissimo. Allora. Ancora, bastardaccio. Ci sono... Non ho parole. Sono schiattato, va bene, dai, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Ecco. No, beh, ma lo dicevo effettivamente. La zona in questione, diciamo che tosta. A livello di equipaggiamento. Potrei dire che ci siamo con il set, con l'armatura, però con la Claymore ancora è da migliorare. Cioè, non mi ricordo nemmeno se ce l'ho più 10 effettivamente, quindi l'arma... Ok, sì, è più 10, ma non abbiamo il tizzone gigante, quindi di conseguenza... bruttino, ci attacchiamo attualmente. È una zona... Molto avanzata. O comunque più o meno il DLC dovrebbe essere. Diciamo. Basta, basta questa forca! Basta, basta! Dovrebbe essere, diciamo. Endgame più o meno. Che poi sì, siamo nell'endgame. Ma non da merda. Va bene. Quanto ci scommettiamo che perdo tutte le anime? Ecco. Ecco che se ne vanno. Non ho le parole, cazzo. Non ho le parole, merda. Ho perso 27.000 anime. Ho perso 27.000 anime. Questa cosa mi fa incazzare non poco. Benissimo. Fa incazzare non poco. Quindi, ma se la tenessi come ultima roba a questo punto? Oppure, vabbè, no, dai. Andiamo. Magari li evito. Ha più senso come discorso. Prendo semplicemente i drop della zona e via alla fine. E stare lì ad ucciderli tutti quanti, non so fino a che punto può essere sensato. Poi, ora che mi hanno tolto anche le 28.000 anime, praticamente, mi girano le palle ancora di più. Quindi va bene. Andiamo con il muschio qua. E via. Bruttissima roba, bruttissima roba. Vabbè. Cerchiamo di limitare i danni in questo caso. Allora. Mettiamo i danni. Vuol dire intanto riuscire a beccare la scala. Ecco. Sarebbe l'ideale. Guanti del guardiano. Si può accumulare tutto quello che è il set del guardiano nella zona. Se siamo bravini. Il problema è che accumulare tutto il set del guardiano vorrebbe sta a significare esplorare in maniera quasi perfetta la zona. Quasi perfetta. E diciamo che la perfezione non si trova nel mio lessico, nel mio modo di agire. Quindi, vediamo un po'. Allora. Intanto tornare nel prato fiorito, qua, cercando di evitare di triggerare tutti i signorini. E attraverserei il ponticello dei sogni qui. Ok. Ma forse mi sta più sulle palle per aver perso l'umanità che per le 27.000 anime in sé. La lucertolina. Ok.
Due di tenite scintillante. Non mi ricordo, per potenziare il set del gigante, se poteva servire effettivamente la titanite scintillante. Ma porca merda, non ho parole, mi ha beccato con la cesoia lì. Ma penso di sì, con la cesoia. Qua saltello, ok. Allora, avevo appena detto, vabbè, esploriamo la zona senza complicarci troppo la vita. Però, mi piace sempre complicarmi la vita. No, più che altro perché ci sono i drop, c'è cioè il loot che vorrei recuperare, quindi mi sembra un peccato. Merda, merda, merda. Vabbè, famolo. Ok. Facendo un po' di attenzione si riesce, dai. Ecco qua, detto. Detto fatto. Soprattutto perché sta arrivando l'altro. Ed è una cosa davvero poco simpatica. Io ho rollato, gioco. Ula! Ecco! Il dramma è in atto. No, due però è un po' complessa, eh. Mamma mia. Qua l'abbiamo proprio tencata al massimo. Via. Ok. Dai, potevi perdere l'equilibrio. Evitando di fare lo stronzo. No. Ah, non fa, ok. Niente, va bene. No, non ci provare, sai. Non ci provare, sai. Ok. Allora. Armatura del guardiano. Dovrebbe mancare solo l'elmo? In teoria? Penso manchi solo l'elmo. Freccia possente di Goff. Go, go, go. Goff. 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 Allora. Vediamo un attimo. Questo drop. Questo piccolo. Porca merda! Va bene. Rischiato tantissimo, però lo prendiamo. Eccolo, l'abbiamo tutto! Non è che magari è migliore rispetto a quello attuale? Beh. Ah, se non mi va a buttare in Fetrol. Se non mi va a buttare in Fetrol. Dove stava il. Ok. Non sono in Fetrol. E livello di equilibrio? 98, anche di più. Ma allora, sai che ti dico? Abbiamo cambiato, abbiamo il nostro set. Il set del guardiano in questo caso. Va benissimo. Va più che bene. Fungo di Elizabeth. Fungo di Elizabeth. Allora. Vabbè. Andiamo di qua. Vediamo se. Non so, onestamente, non mi ricordo più che altro. Ecco, più che altro come si prendeva questo. Vorrei evitare di finire di sotto e schiattare. Che drip! Eh sì, effettivamente, ce l'ha il suo stile. Porca miseria, che classe. Va bene. Allora, no, 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 non ci perdiamo. Il mio dilemma era cercare di prendere questo, il drop che abbiamo qui sopra, senza finire devastati. Intanto facciamo fuori questi ragazzotti qua, questi ragazzacci. Ok, il passetto l'ho dovuto fare perché avrei preso l'hit, altrimenti, o l'avrei mancato io. Mi fai prendere, grazie, il muschio rosso fiorito? Il muschio rosso sangue.
Qua abbiamo anima di guerriero coraggioso, va bene. E per il resto, per il resto, altro loot. Questi mi dispiace perché li vedo così impegnati. Cioè, alla fine cosa stanno facendo di male? Nulla, sono io più che altro che vengo a rompere le palle. Guarda, guarda. Guardalo. Guardalo quanto è applicato. Cioè. Ma dai. Lo faccio solo per le anime, non lo farei, te lo giuro. Perdonami. Allora. Moneta d'oro. Ok. Questo bastardo. Questo è il serpentone. La prende volentieri. Qua abbiamo altri giganti. Yaiki. Yapia. Allora, io eviterei questa situazione. Non so te, ma la eviterei. Quindi, via di sotto. Onestamente, manca a mettermi in. Nel dramma senza motivo. Allora, qua cosa abbiamo? Ok. Va bene. Ok. Allora. Nebbia. Aia. Aia. E ho capito. Ho capito. Ricordo bene. Ricordo bene. Abbiamo il main protagonist del gioco praticamente. Allora. Non c'era una forma di shortcut? Cioè, se per esempio dovessi morire. Forse di qua, sì. Qua abbiamo un NPC uscito direttamente da Bloodborne. Let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past. Lui sa tutto. Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange Strangers in land. this. But at least now there are two of us. Parlami Did you ancora. happen across Knight Artorias, the legendary Abyss Walker from the old Abyss tales? Walker. Well, if you haven't, it's just as well. He's a colorless sort, if you ask me. Salvo come cavaliere, ma come ti permetti? So, what did that giant mushroom make you do? Not that I care. It's none of my business. Se la ride. I've little to talk about, really. Oh, you know me. What do I Ma sei più falso di Petrus, davvero? Cosa vendi? Almeno questo. Non ti salvi nemmeno con quello che vendi, umanità. Che So long. essere. Addio, che essere ignobile. Allora. Ok, questa era la shortcut. Vabbè, l'attivo e via. È una shortcut, ricordo bene. E. Mi sa che la prendiamo un po' in quel posto, forse. Io nel dubbio farei una robetta del tipo. Del tipo, no? Umanità. Che nell'ipotesi di terminare le fiaschette abbiamo quelle. Ah! Va bene, dai. Let's go! Eccolo. Ah. Bostein, aiuto. Eh sì, è un po'. Eccolo lì. Che bello lui. Ah.
Oh nose. Quanto incazzato? Quanto? Con quale rabbia? Artorias! Merda! Ok. Allora, il piano... Oddio, i danni. Voilà. Ok. Questo midroll un po' mi spaventa. Facciamo un colpetto... Un colpetto? Un colpetto alla volta, più o meno. Merda. No, no, no. No! Ok. Interrompiamolo quando fa sta roba. Non vedo. Ok. No, la schifezza addosso mi ha sparato. Cura, rapida. Non mi punire. Ok. Va bene. Ok. Va bene, pushiamo, pushiamo in modo aggressivo. Curiamoci ora. Poteva punirmi. Non l'ha fatto. Cioè l'ha fatto, ma relativamente. Ok. Io vorrei curarmi. No. Via. Ok, cura, cura, cura. Due, due stavolta. Ok. Va bene. Forse sto esagerando. Via. Dai, umanità. No, sta roba. Tutta me la sto prendendo. Ok. Va bene. No, ulla, brutto. No. Vorrei usare l'umanità. No, si è baffato. Ci è arrivato, cazzo. Brutta roba ora. Va bene. Merda. Pff, ha distrutto. Ok. Ce la facciamo a colpirlo? Aia. Però il danno. Va bene. Ultimo colpo. Tiè. Tiè. First try. Artorias. Via. 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 Vittoria. Yes. I'm Artorias. E ok. 50.000 anime. Mi è piaciuto. Dai. Va bene. Allora. Il falò, il falò, il falò. Allora, è andata più che bene. Il falò... L'idea intanto è quella di... L'idea... è quella di aumentare di livello. E... Aumentare di livello. Però non so... Ah, ok, il piano era quello di portare a 40 la vita, effettivamente. Se fra un po' esce dallo schermo la vita. Fra un po' esce dallo schermo. Allora, in base a quella che è la zona, converrebbe altamente tornare umano e ravvivare quella che è la fiamma, effettivamente. E poi... E secondo... Voglio continuare, quindi andiamo. Distrutto. Eh sì, è stato... Diciamo che è stato un attimino... Annientato. Mettiamola così. Oh no, l'oro. La cosa positiva è che... Schiattano con due colpi. E quindi va bene. Però sono tostarelli, eh. Bello, questo 4 di danno ci voleva, effettivamente. Ok. Ula, piano. E ok. 400 anime, simpatici.
Cioè, le cose assurde, non schiatto contro Artorias, ma schiatto contro i popolani praticamente, prima contro... Vabbè, i giganti ci poteva anche stare comunque, quindi va bene. Va bene. Aia! Lei, Madonna santissima loro. No, però non li lisciamo cortesemente perché sennò è finita. Ce l'ho dietro, lo sento, eccolo. Bastardo, mi ha dovuto colpire. E quindi va bene. Ti tenete grande. Che magari droppano i pezzi, no? Sarebbe comodo. Anima, guerriero coraggioso. Oh no. Chester il Magnifico. Lo stronzo di prima. Parole con la balestra. Il cacciatore di Bloodborne. Ma cos'era quella... Cos'è questa Devil May Cry move? Basta, sta spammando. Cioè, a parte che mi toglie l'equilibrio. Ancora. Ma non... Fratello! Potresti fare anche altro. Hai rotto le palle, sappilo. Ma che se mi ammazza Chester, veramente. È il colmo. Ma quanto cazzo era la... Ma vuoi crepare? Grazie. No, che stava un attimino... 9505 anime. Ha preso il controllo. Non ci avevo fatto caso, non dice... è stato eliminato. Questo mi sa di... Esatto. Ha preso il controllo. Ok. Comunque si sente che qui ci si dovrebbe stare con un'arma più 15, effettivamente. 3000 anime. Benissimo! Fermo. Fermo. Silenzio! Perfetto. Perfetto. Non si può dire altro se non perfetto. Allora. Adesso. Aia. E vabbè, ma sarai stronzo comunque. Sarete stronzi di natura. Brutto sto... Brutto questo ponticello, questo passaggio con... Con lei che lancia le robe. A fondo, tatticissimo, perfetto. 700 anime, a sbafo e via. Allora. Loro sono più... Più incazzosi. Quelli che dovrebbero essere normalmente i popolani, no? Di Olasil. Leggermente corrotti. Proprio leggerissimamente una punta, non si nota. Cerpame. Grazie per il cerpame. Lui cade dal cielo, ok. Come un capolavoro. E poi che abbiamo? Abbiamo la gang, sono un po' questi. Io direi di fare sta robetta. Merda. Ok. Va benissimo. Io li vorrei attrarre perché prenderli tutti in una volta mi sembra un po' complessa come situazione. Quindi forza ragazzi. Uno ad uno. Va bene. Bravissimo. Colpiamolo per il nemico, colpiamolo per il nemico. Eccolo già là sopra. Infatti, ecco perché volevo fare questa cosa un po' strategica, no? Attuare questo piano. Ora direi di... Quel danno è abbastanza interessante. Per non dire esagerato, ma... Ehi, grazie. Nebbia oscura. Va bene. Che cosa? Sta facendo un casino che non si può capire. Titanite grande! Me lo dovevo prendere sto danno. Lo dovevo prendere, era scritto da qualche parte. Va bene. È sceso. Ok, allora. Che abbiamo qua? Ma quello? Un attimo.
c'è il loot. Qua. C'è gente che ride. Anima di un eroe. Anima di un eroe. Queste sono 10.000 anime. Più che interessante. Ah, però, Dio, potrei anche. Aspetta, aspetta, aspetta. Salire di qua. Per. Basta ridere! Quanto è contento. Eliminiamo il tizio. È lui che ride. Bene. Allora, di qua nulla. Basta, Mari, ma quanto è? Qua sono, va bene, dai. Mi punta e ride. Mi punta e ride lo stronzone. Cioè, ma quanto è. Quanto è. C'è capito? Va. Va bene, dai. Questo, altro mimic. Cioè. Se la faceva ridere. Oh no. Aspetta, 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 aspetta. Che cos'era questo Inazuma Eleven Moment? Ok. Va bene. Sì, se la faceva ridere, non ho capito. 3.000 anime. Chiave con emblema. Questa qua dovrebbe aprire la porta di Goof. Gog. Goof. Lui. Poche parole. Qua che abbiamo? Ok, si scende. Non riusciamo però. Maria! Perfetto. E di qua un drop. Umanità gemelle. Fanno sempre, sempre, sempre comodo. Non si schifa niente. E scendiamo. Quasi quasi mi curerei con un'umanità. Famo sta cosa, famo sta cosa. Allora, per il resto. Questa. Oddio, questa era una shortcut. Potevo evitare forse di curarmi con l'umanità. Giusto? Potevo evitare, sì. Va bene, allora io andrei un attimino a sedermi al falò. Aumentare di livello, in questo caso, si può fare. Non so se è un livello 2 in base alle anime che ho trovato. Eroe sono 10.000. E qui ci siamo. Perfetto. Poi c'è Guerriero Coraggioso, non mi ricordo. 5.000. Poi abbiamo Grande Anima di Cavaliere Valoroso. 3.000. Vabbè, due livelli mi sa. Ci scappano. Un livello, vaffancuore. Vabbè, manca un livello a vite, l'abbiamo praticamente cappata, in quella che è la mia idea. Poi intanto rifacciamo fuori i signorini, così nel frattempo tornano pure le anime. Titaniti grandi, oddio. Non che servano più. Loro, te pareva, il colpo me lo doveva dare lui, anche lui, va bene. E via loro. Ok. E si riscende di qua allora. Guarda quanto è fiero. Già ci poteva scappare l'altro livello ora. Andiamo. Oddio, ricordo la zona in questione. Ho gli incubi perché la ricordo effettivo. Guarda il danno, guarda i danni. Please, ma che è? Ma stiamo giocando? Allora, il piano qui sarebbe non quello di farci scannare e farli ridere. Rolliamo magari. Allora, il piano è muoverci lateralmente da questo lato in modo da almeno ripararci da loro e farli venire. Esatto. No! Avvelenato, bene. Vabbè, il veleno, oddio, non mi spaventa più di tanto.
No, allora, tu devi avvicinarti però, ok. Quindi, il veleno lo togliamo easy. Così. Perfetto. Fatti fuori, quindi va bene. Si può sentire quasi quasi il respiro. Un respiro assordante. Aia! Salve! E lei è? Uno stronzo, a quanto pare. No! Che fa carica, che fa carica! Lei, buon uomo! Merdaccia! Tolto l'equilibrio. Va bene. Il nemico però si dovrebbe colpire! Ok, ogni due viene più o meno stunnato. Fai sto giochetto. Ah, speravo nell'R2. Più cattiveria da parte dell'R2. Ok. Va bene, prendo il colpo. Dovrebbe essere andato. Yes. Yes! Mille anime. Armatura di maglia, guanti di cuoio. Ok. E via. Questa si chiama. Madonna che buio. Allà, salve! Lei che fa sale? Io scendo. Oddio. Va bene. Bah! Ok. Va benissimo. Ah, che zona tragica. Va bene. Ricordo. Non con piacere, purtroppo. Mettiamo quest'ultimo punto a vita e poi tutta forza a seguire. E io la ravviverei la fiamma. Madonna, che suono di sottofondo cattivo. Va bene. Brutta, eh. Brutta zona, brutta, brutta zona. Baratro dell'abisso. Non scappare! Dai! Ok. Grande. Ti tenete scintillante. Ai, eccoli, eh! Lo spettacolo delle ombre cinesi. Venite. Se non mi ricordo, se non ricordo male, uno di loro è uno di quegli stronzi che spara a distanza. Eccolo, infatti. Pericolosissimi loro. Ok, facciamo una roba tipo questa. Ora che ride, ora che ride, ora che ride. È andata. Mi ha shottato praticamente. Cioè, un HP, un HP. Ero rimasto con un HP, gente. Ma davvero? Ma seriamente, comunque? Cioè, ero rimasto con uno schifosissimo HP. Perla oscura. Va bene. Ne è valsa la pena, però. Quanta aggressività. Ula. Ah, salve. Ma perché io ti ho colpito anche... Vabbè. Era andato per l'attacco in salto, ma non è entrato. Schifezza. Va bene. Belline loro. In teoria... Non c'era una... Mi ricordo che qui in zona... C'era una sorta... C'era la parete... Illusoria per... Ok, dovrebbe essere... Ok, qui, perfetto. Va bene, non la dovevo colpire, ci dovevo finire sopra. Alvina! Alvina. Gattaccio dei miei stivalacci. Ah, le umanità. 216, bene, dai. Droppi? No. Seguiamo Alvina. Ok, tu via. Togliamoli di mezzo loro. E miau! Questa cos'è una shortcut? Non ricordo.
Madonna, quanto in alto. Questa cos'era? Una... Ok, sì, la shortcut. Va bene. Riscendiamo. E continuiamo. No, no, liscio, vai col liscio. Aia. Che fa? Ma ha alitato addosso e mi ha danneggiato, non ho capito. Questa è bella grossa. Povera poraccia. Vabbè. Qui? Parete illusore più avanti. Leva! Davvero, ok. Allora sì, c'era pure una parete da colpire effettivamente. Basta questo. Oddio, questo è Minion. Ferma! Qua abbiamo quelle grandi. Ula. Togliamole di mezzo perché diciamo che rompono non poco le palle, onestamente. Quindi, via. Ok. Ula. Va bene, non è che magari droppano. Ah, lei ha droppato, ok. Monete gemelle. Va bene. Non quelle normali, ma gemelle. Via. Via, cadi di sotto. Cadi di sotto. Sif. Bobo. Scudo grande purificatore. Non lo ricordo. Scudo grande usato dal cavaliere Artorias che soccombette all'abisso. Artorias, sfregiato dall'abisso, utilizzò questo scudo per proteggere il suo compatriota Sif. Da allora lo scudo è fortemente indebolito, ma vanta ancora un'eccezionale difesa magica. Sì. Diciamo che in base a come mi devo muovere io, non ho grande necessità di utilizzare uno scudo, ecco, chiamola così. Là, nella distanza, vedo un drop, nell'oscurità più totale, ma seguo le lucine. Ullala. Occhio. Aia. Ok. Perfetto. Drop. Umanità. Guarda, guarda come si avvicinano. Cattivissime! Cattivissime! No! Via. Ok. Va bene, dai, fino a quando droppi. Meraviglia. Droppi? Non droppi. Qua che abbiamo? L'abisso più totale. Il buio più buio e pesto di sempre. Bastardaccia la miseria. Ok. Aia. Va bene. Fiamma nera. Questa è una piromanzia, no? Dove sta? Eccola qua. Piro. Scoperta da un piromante nella terra di Olosil. Creare una grande fiamma nera nel palmo della mano. Ha una forza poderosa e infligge danni fisici in grado di superare la difesa degli scudi più potenti. Danni fisici? Danni fisici. Danni fisici. Quindi non è inteso come... non è fuoco effettivamente. È una fiamma ma non infligge danni fisici, ok. Cioè non infligge danni da fuoco, scusate, non... Momento di... Va bene. Mi sa che devo risalire comunque. Perché da questo lato almeno sembra tutto abbastanza bloccato. Quindi proviamo di qua. E vediamo un po'. Abbiamo... Oh cazzo. Salve.
Ok. Un'altra umanità. Va bene. E io scenderei. Ulla. Ecco che è partito il trapano. Il trapano di mattina. Una meraviglia. Va bene. Io mi auguro non si senta troppo. Allora. Quindi. Quella nebbia. Vedi qua. Perché lì va bene la nebbia, però. Vabbè, loro, via. Aia, me lo devi dare sempre il colpo. Beh. Qui abbiamo. Lastra titanite bianca. Gne. Gne. Va bene, ma. Poco utile alla mia causa. Scendiamo. E liberiamo un po' la zona. Ok. Cosa state difendendo voi? Lady, anima di eroe. Va bene. Adesso, bene, siamo nella shit fino al collo più o meno. Abbiamo quello che è inteso come uno dei boss più stronzi della serie. Prepariamoci bene. Umanità perché stesso discorso di prima. Vediamo se riusciamo a cavarcela. Vediamo. Aia. Oh no. Bello lui. Cazzarola, tosto, 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 Manus, il padre dell'abisso. Oh, cazzo, ricordo che potevo. Evitiamo di farci massacrare. Va bene. Madonna, la soundtrack quant'è alta. Ulla. Calma. Ok, 244. E sarà uno scontro importante. Mi ha fatto la combo. Vabbè, il danno, dai, è tollerabile, tollerabile. È una battaglia d'attrito. Ok. Ok. Va bene, lo prendo. Va bene. Basta, 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 ora basta. Ok. Buh. No! Non vedo cosa fa. Madonna! Pff, io mi curo mentre che lui salta. Cazzarola brutta questa. Ok. Non sento i miei pensieri. È alto il volume della soundtrack. Ula. Sif, renditi utile. Cos'era sta roba? Ok. Va bene. Ok. Switchiamo alle umanità. Va bene. La combo. Va bene. Va bene. Non devo farmi prendere dall'ansia ora. Bastardo, l'umanità. Vorrei usare l'umanità. Non puntare me, punta Sif, please. E mi sa che la devi usare però sta cazzo di umanità.
Quanto minchia ti ci vuole per usare una merda di umanità? Quanto? Quanto ti ci vuole? Quanto ti ci vuole? Dobbiamo fare la fila alle poste per usare l'umanità. Va bene. Va bene. Mi sta sulle palle perché lo avevamo. E qui si sente. Qui si sente l'arma più 10 comunque. Se avessi avuto un'arma più 15 era andato. Certo, mi sono anche fatto prendere un po' dall'isteria di doverlo finire, cosa che non stavo riuscendo a fare, quindi più passava il tempo, più sentivo che la morte si avvicinava. Va bene così, dai. Ci poteva stare. Ok. Ma da questo lato non c'ero andato. C'è il loot. Aiuto! Testa aiuto! Oh merda! Oh merda, aiuto for real! Aiuto! Tutti qua sotto! Guarda che devo crepare con l'umanità, veramente, rimango allibito. Morì con l'umanità? No, però. Non me lo merito. Morire con l'umanità? No! Vogliamo colpire sta cazzo di umanità, cortesemente? Deve essere così difficile? Non mi devo... Non devo tiltare, non devo avere momenti di... Mi sono perso. Risaliamo. Con calma. Manteniamo la calma. Manteniamo lo charme. E shake. Allora. Ho sbagliato strada. Bene. Ah. Si risale. Che bastardaccio. Ma mi sono perso per caso? Mi sono perso nell'abisso? Allora, io direi di usare un osso del ritorno in modo da ripartire con un po' di... Esatto. Abbastanza rappresentativo. E ok. Siamo l'osso. Ok. Allora... Adesso, guarda che casco di sotto, riprendiamo in mano la situazione. E non vorrei, non mi ricordo se devo risuperare gli stronzi qua. Non bastava scendere in questa maniera? Perché mi devi colpire necessariamente? Ma qual è il tuo scopo nella vita è quello di darmi un colpo? Non l'ho capito. Cioè, vivi per darmi unicamente quel colpo? E poi cosa fai dopo che mi hai dato quel colpo là? Hai vinto? Hai finito tutto? No, non credo. Merda! Eccolo. In una posizione veramente comoda lui. Oh cazzo, te pare, madonna i danni che fanno. Ma com'è? Ma come? Ma perché? Aspetta. Io userei l'umanità. Le fiaschette, abbiamo capito che contro Manus usare un'umanità per curarmi è una pratica molto lenta e dolorosa. Quindi direi di andare in questa maniera, direttamente con le fiaschette e preservarle. E... Si riprova. Via. Va bene. Skippa sta roba. Stavolta evochiamolo prima. Non vedo una sega. Non vedo. Ok. Perché non è entrato il colpo? Tenchiamo.
Basta tankare però. C'è un limite al tanking. Manus, mi devi fare curare. Mi devi fare questa enorme cortesia. Grazie. Ok. Via, 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 via di cattiveria. La combo. Oddio, la combo con questo set non fa tutto sto grandissimo danno. Quindi posso... Sono anche disposto a prendere i colpi qui. Rotoliamo dentro. Cura. Vai, non mi dovevi colpire. Va bene. Va bene. A fondo. Sif al solito dov'è? Cosa sta facendo Sif? Brutta, 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 brutta. Sif fuori dalle palle. Ok. Ancora. E che famo? Spammiamo? Non ho capito. Grande Sif. Va bene. No, liscio, liscio. Basta, 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 ok. Va bene. Ok. Cazzo, non me l'aspettavo. Va bene, cura. Va bene. Vai, vai. 4 hit ci stanno. Si sente che è finita forza interiore. Faccio una sega di danno. La combo. La wombo combo. E niente, mi prende. Va bene, me la prendo, me la prendo, me la prendo, me la prendo. Però fammi curare ora. Ho sbagliato il timing del roll, ho sbagliato tutto. Madonna. Guarda che... Non posso ora. Non di nuovo, Vai a vendere il pesce. Vai a vendere le carrube in autostrada, Sif. Come cazzarola ti chiami, Manus? Perdonami. Ok. Va bene così, dai. Ok, è andata. 60.000 anime. Che disgraziato di boss. Porca miseria. Eccola. Dusk. Questi orgasmi multipli. Ah, che hai da dire? Solo questo? Va bene. Va bene. Sono d'accordo, sono d'accordo. Va benissimo. Porca miseria. Ringraziamo la gentil partecipazione di Sif in tutto questo. Questo è proprio l'abisso, l'abisso. Interessante. Va bene. Andiamo, andiamo. Usciamo da questo... Postaccio. Va bene. Allora. E posso al solito livellare? Sì. E a questo punto, come dicevo prima, si va tutto di forza. Due livelli. Gne, va bene. Va bene così. Ci teletrasportiamo. E io ho una domanda, prima di tornare in questi posti poco simpatici. Questo set come si potenzia effettivamente? Punto di domanda, chiusura della domanda, con la titanite scintillante? Perché sarei anche disposto a fare questo investimento, nel caso. Un po' di naso chiuso, va bene. Dimmi, quale tizzone? Quali dei tanti tizzoni? Forse quello... Quel tizzone. Stranamente affascinante. Ah, quello scuro. Ok. Sono già sotto il suo incantesimo.
È stato preso, è stato preso. Grande potenziale. Va bene. Ah no, la riporta semplicemente. Allora, se io volessi, intanto ripariamo la robetta. Non ci avevo pensato. Dicevo, se io volessi potenziare. No? Ne vale la pena? Dov'è? Ma soprattutto... Ah, non si può! Ok. Va bene. Abbiamo risolto il dilemma. Va bene. Va benissimo comunque. Allora, adesso io tornerei di nuovo nel DLC. Ah, intanto ad avvisare Elizabeth di aver praticamente completato la missione, perché abbiamo salvato la principessa in questo caso, quindi... Ehi, Elizabeth! I have awaited thee. Thou Esatto. hast rescued Princess Dusk, L'abbiamo fatta. widows of that terrible primeval human, even halting the spread of the abyss. Eh I sì. salute the grandeur of thine enterprise. Grazie. Please allow me to express my gratitude. I thank thee, as do we all. Fungo di Elizabeth 3. Questi sono tanto interessanti. I will remember thee, but I will keep thy Sarà un spirit to segreto. myself. This is the best way, for thou art come from a time far ahead. No one will sing thy praises, but yet thy greatness shall live on, for it shall be my purpose to remember all thou hast done for us. Ok. Was thine eye glancing hither? Thou Come knowest fai a not. vederlo se non lo vedo nemmeno io? I am a mushroom, after Anche perché all. sei un fungo? Va bene. Va bene. Invece tornerei un attimino. Con te a di Ulasil. Alla contea? La contea? Non ricordo. Ma non la contea forse. Quale falò era? Ah, questo, giusto. Perché ricordo. Intanto che posso andare ad aprire effettivamente la zona sopra. Però, ecco. Salve. You, is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Disposto? Siamo disposti? Che fai? Gliela diamo l'anima? Porgiamo rispetto al nostro degno avversario in questo caso? Oppure facciamo gli avidi stronzoni? Gliela diamo, dai, va bene. Tieni. Thank you. You are very kind. Madonna, sto naso chiuso! I no longer need it. Accetta questo. Tracciatore d'argento scuro, tracciatore aureo. May we guide thee. Ah. Questi qua. Venti a destrezza. Scala adesso a destrezza. E poi c'era quello aureo. Che scala sempre. Ah, questo scala a destrezza 300 sanguinamento. Quindi sono interessanti come armi. The Lord guide thee. Basta? Lacrime. May the Lord guide thee. Che il Lord possa guidarti. Poraccio, però. Va bene, dai. Allora, ricordo bene che. Bene, più o meno bene, dai. Facciamo più o meno bene. Salendo, sì, c'era il nostro caro e vecchio amico. Guf, Gug, Guf. Quindi. Già si sente, già si percepisce. Abbiamo anche trovato la chiave, quindi esatto.
Malaccio non sta andando. Un first try con Artorias, un second try con Manus. E ora ci attende il nostro terzo e l'ultimo boss del DLC. Visitor, have we? Thou must be the one who freed Artorias. An old friend he was. Thanks to thee, he left this world with honor intact. And here I am, retired and blind. Of little help to thee, I'm afraid. Cosa vende, amico mio? Salve, grazie. Ma dai, io li prendo, ma ovviamente. Fai scherzi per 5 anime. Avrei pagato anche tutte le anime che mi trovavo. Allora, ok. Hai altro da dire? Povero Go. Ok, va bene. Allora io scenderei e andiamo un attimo. Allora, adesso il piano è quello di dirigerci effettivamente per quello che risulta essere l'ultimo boss del DLC in questo caso. Il buon Calamite, che di buono ha veramente poco realmente. Stronzone di prima categoria, di primissima categoria, mi correggo. E vediamo, perché il rischio di finirci secchi è alto. Anche se realmente ci devo finire secco adesso. Va bene. Quindi anima di guerriero coraggioso. Si scende. Qua cosa avevamo? Allora. Ah, sti cagnacci. Il colpo sempre lo devono dare perché il calcio è intelligente, sì. Ecco, maettato. Ma porca puttana. Grande. A meno che. Quanti ne ho nelli del sacrificio? No, uno solo, non ne vale la pena. Non ne vale la pena perché l'altro ne voglio usare uno necessariamente per Seath, il senza scaglie. Voglio evitare di perdere tutte le anime così senza l'umanità, senza motivo. Quindi, stavo guardando da un'altra parte. Non ci provare più. Ok, altri cagnacci? Ula, salve. Ok, e via. Bau bau, vieni qua, bau bau. Bastardone. Ok, e andiamo. Uff. Non è proprio di buon auspicio una roba del genere. Però va bene. Ah, Non vado per prenderla attualmente perché scalandomi direttamente da lì mi farei distruggere. Quindi non è il caso. Voglio più che altro, perché qui, ecco, lì, eccola lì.
La nostra sempreverde meravigliosa. Andiamola a prendere. Oh merda. L'astra di titanite. Si è triggerato, ecco qua. E beh, bene che ci devo morire, però. Porca mignotta. Intanto voglio morire il più vicino possibile alla scala. Così almeno quando devo recuperare le anime sono qua. Calamit. Seconda alitata, seconda sfiatata. Mi stava venendo. Mi ero imbrogliato. Via c'è. Sboom. Questa è un po' una morte obbligatoria, come quella di Sith, effettivamente. Va bene, me la prendo, me la prendo. Questa me la prendo, dai, questa me la prendo. Fiore verde. Adesso, perché sono qua? Perché sono qua? La contea. Ah, perché non mi ero seduto, forse. Che palle. Sediamoci allora. Ok. Adesso si torna dal nostro caro amico. Di qua, sì. Perché ci deve fare un gran piacere. Quindi. Saliamo. Ehi, Goff! Com'è? Non pochi problemi, sì. Yes. Yes. Calamite. Precious dragon indeed, even mighty Annalondo dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but thy intent is to persevere to the bitter end. Perseveriamo fino all'ultimo, amico, sì. Senza una stilla di imprudenza. Ricordiamo che Goff è cieco. Ricordiamo che Goff è cieco. Ecco che lo carica. Ula. Ai ai ai. Non esiste aspirazione più grande. Dolore alla schiena. Leggermente. Penso che dopo questa. È uno degli antichi draghi. Dopo questa leggera sciatica avrà il buon Calamit. Non potranno mai essere dimenticati. Teased out our
dearest emotions, thou will understand. Un giorno lo capirai. Old thoughts return, great waves of nostalgia. I suspect thou hast taken a gander at it, but the dark of the abyss, which swallowed poor Artorias, threatens to devour our entire land of Olesil. Intera Olesil. Che tristezza. Seduced by a dark serpent or no, they awoke that thing themselves and drove it mad. One's demise is always one's own making. Now, do not mistake my words. I cherish my work. Wood carving is a nuanced art. I would have much to talk about with that blacksmith. Quella vecchia canaglia sta bene, Goff, sta bene. Tu siete belli voi giganti. Ma adesso bando alle ciance, c'è un drago da cacciare. Abbiamo un drago da far fuori. La speranza è che magari non sia lui a far fuori noi inizialmente. Abbiamo fatto primo tentativo con Artorias, abbiamo fatto un second try purtroppo con Manus. Mi aspettavo il first try, ma vabbè, ci si può aspettare tutto dalla vita effettivamente. Vediamo come va con Calamit. Qualcuno direbbe non c'è due senza tre. No, io mi auguro di tornare all'uno, al first try a questo punto. Quindi, boh, vediamo adesso. Certo che è tostarello. Vorrei intanto riparlare qua col nostro amico, perché quell'invasione non mi è piaciuta per niente. Cosa ci nascondi? Oh, you. You have quite some nerve. Or are you just thick? Fine then. Di cosa hai bisogno? Did you really slay Knight Artorias? Sì, amico mio. The abyss found him first, but even still, that's absolutely treacherous. Yes, magnificently so. Magnificently so. Believe it or not, Ulysseal has brought the abyss upon itself, fooled by that toothy serpent. They upturned the grave of primeval man and incited his ornery wrath. What could they have been thinking? But to you and I, it's all ancient history. You have to ask yourself, does it really matter? Well, you've quite the nerve. I've had enough of you. Beh, cos'è questa? Ne ho abbastanza di te, ma non ho capito. Alla prossima, ma spero a mai più a questo punto. Che soggetto poco raccomandabile. Va bene. Andiamo. Ma che stronzone. Allora. Ah, i cagnacci come sempre. Bello questo liscio. Ancora! L'ultra istinto, il cane con l'ultra istinto abbiamo. Ok. Ula. Vieni. Ok. Dai. No! Perché questo colpo? Che dobbiamo fare? Madonna, come si sta... sta impazzendo completamente. Bello, mi è piaciuto questo. Questo colpo mi è davvero tanto piaciuto. Ok. Pronti? Io no. Boh, vediamo. Allora, in teoria... lui dov'è? Si dovrebbe vedere? No, ok. Va bene. Ascendiamo dalla scala in maniera
più che classica. Le anime stanno lì. Subito di forza interiore, voglio andare. Aia. Questa non è forza interiore, questa è forza interiore. Ora concentrato. Per un attimino devo abbassare il volume qua. Ok. Mamma mia. A noi due. Bello. 131. Danno bassino, devo dire. No. Ok. Aia. Via. Ma ti pare, porca mignotta, troppo lento. Aia! Con la beccata mi ha dato. No, madonna, come si muove in maniera veramente antipatica. Calamit, per favore. Ok. E la vedo un po' drammatica, onestamente. Ma pezzo di me! Mi sa proprio. Mi sa proprio che va. Madonna, in tragedia. Niente. Umanità. Niente. Calamit. Boss di merda. Parecchio. Parecchio. Complesso. Complesso. Complesso perché non so fino a che punto stare in midroll contro di lui possa essere un vantaggio. Vediamo. Proviamo di nuovo. Andiamo. Mi devo concentrare effettivamente. Perché un Calamit si scherza poco, purtroppo. È un boss abbastanza bastardo. Perché riesce a muoversi velocemente in quella che è la zona. E io diciamo che stando in midroll. Tutti questi grandi vantaggi del movimento non ci stanno. Vabbè. Vediamo, vediamo. Rivado e mi concentro. Va bene, dai. Allora. Allora. Scendiamo. Le anime stanno là, bella minchiata. Concentrati, via. Troppo lento, troppo lento. No, dai, ma non è poi. Non... non riesco a muovermi in fretta. Non riesco a muovermi. Non. Madonna, poi che danni. Va bene. Cioè. Ho il set del guardiano. Sembra avere addosso un pezzo di carta. Dai, ma. Ok.
bene. E va più o meno così sta boss fight. Si soffre tantissimo. È finita forza interiore. Niente. Va bene. Prendo il danno. Ah! Dentro, ok. Bastardo. Uccello malefico. No! Cazzo, non l'avevo capito. Non l'ho visto. Fai qualcosa. Ok. Oro, umanità. No! No! Ecco! Ecco! Doppi danni! Madonna mia! Veloce! Veloce! Va bene! Ma che figlio di una baldracca, Calamit! Cosa? Ragazzi, che boss. Che roba. Ma! Ma sai, mi colpisse effettivamente. Potrei anche dire, va bene. Ora, 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 ora. Muoviti però, per favore. Ma non in pieno, porca merda, Calamit! Non di nuovo, eh. Va bene. No, il timing. Ogni volta che si alza un po' mi spaventa. Ok. Minchia, giustamente la pedata dietro. Il soffio. Ok. Colpetto alla testa. Pensavo di riuscire a schivare correndo. Invece no. Riesco a curarmi? Ok. Va bene, dai. Ma in che senso? Va bene. Ho sbagliato, ho sbagliato. Cosa fai? Cioè, va bene. Ah! Ah! Dai. No! Non esageriamo. Non esageriamo, calma. Ma vai a cagare, va là. Va bene. Va bene. Magari era da combattere dopo. Magari era da combattere dopo, con l'arma potenziata, in situazioni diverse.
Va bene così, dai. E posso praticamente dire di aver finito il DLC in questo caso. Più o meno, dai, sì, i tre boss ci sono stati. Però è andata. Cioè, magari non utilizzando le 15 umanità. Giusto? Però va bene. Che faticaccia sì, che faticaccia sì. Dov'è? Dov'è? Esatto. Riflette la situazione. Ora è andata. Qui abbiamo freccia possente di Goff. Sono provato. Sono abbastanza provato. Allora, torniamo al falò. Facciamo l'osso. Ah, aiuto. E io andrei anche ad avvisare Goff in questo caso. Tanto voglio livellare. Quindi, anima di eroe. Grande anima di guerriero coraggioso. Le tre anime di guerriero coraggioso. E basta, e livelliamo. Tre livelli a forza, va bene, va benissimo. Andiamo ad avvisare Goff di aver fatto l'impresa. Ah. Goff, vecchio Bakucco, eccomi. Yes, incredibile. Grazie, arco potente di Goff. Ah, vabbè, questo va bene. Ecco, addio, addio amico mio. E con questo direi che si può lasciare quello che è il DLC in questo caso. Più o meno completo. Magari qualche chicca la sto perdendo quella. Possibile, eh. Però. Anzi, facciamo una cosa. Facciamo un giro veloce di Yggdrasil in questo caso. Voglio vedere perché c'era una strada effettivamente che tendenzialmente si può mancare. Vediamo un attimino. Dico tra i vari edifici, ecco, questi vari saltelli da poter fare. Quindi magari qualcosa l'ho mancata veramente. Intanto rifacciamo fuori i nostri amichetti. Ti tenete grande. Ok. Ok, il danno sempre me lo devi. Il colpetto lo devono dare. C'è da dire che ora con 15 umanità l'ha scoperto oggetti stonks, praticamente. Quindi va benissimo. Allora. Ok. Ah, dov'è che potrei andare per. Intanto lei via. Lei. No, 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 non spingere, non spingere. Madonna che stronza che spinge. E via loro. Tu. Due di titanite verde grande. Ah, però. Ah, però. Quindi possono droppare la titanite verde grande. Non abbiamo niente. Ecco, tipo di qua, no? Esatto. Già c'è una scala.
Ho comunque un posto dove scendere. Sì. E si continua di qua. Vediamo. Titanite grande. Ok. Basta, levati dalle palle, grazie. Per favore. Ok. Saltiamo qua. Gente che urla, va bene. sarai bastarda però. Ah. Che la luce sia. Che la luce sia. E perché se non ricordo male... c'era un modo forse per... Ehi! Non ci provare, sai? Con queste tue palle. Ok. Ok, tu via. Allora. No, vabbè, qui è dove si saltava. Ma direi che posso scendere, sì. Sto guardando un attimo se... No, va bene, non si può scendere per le scale. Cassa. No! Due sono sangue di Giuda. Avvelenato. Porca merda. Attenzione. Merda, mi ha preso in pieno. Va bene. Va bene, abbiamo rischiata grossissima, non grossa, grossissima. Usiamo un muschio. Lutati e questo no. Va bene. Globo oscuro. D'accordo. D'accordo. Beh, qua direi che ci possiamo fermare. Va bene. Va bene. Qui invece cosa abbiamo? Salve. Ha droppato qualcosa. Non ho capito cosa. Forse una testa. Spiacente, mi sa. I'm sorry. Va bene. Qui si scende. Yes. Ah no, ma si torna qua. Va bene. Ora penso di potermene effettivamente andare. Ora sì. Che cazzo, ho sbagliato. Le teste penso ci siano più o meno tutte. Più o meno, eh. Giusto più o meno. E si lascia il DLC. Io ora volevo andare, onestamente, in un'altra zona secondaria. In questo caso volevo esplorare e completare il grande vuoto. Il grande vuoto. Arrivare al grande vuoto vuol dire arrivarci... E mi sa che le figlie del caos... La figlia del caos è il miglior... Falò. Sì. Va bene. Andiamoci dalla figlia del caos. E vediamo. Ah! Ok. Ehi, tu! Chiedi prima a me. Evolvi l'equipaggiamento. Ah, la fiamma. Ma... Ok. Registro dei servitori. C'è tempo per le chiacchiere. Va bene. Non chiacchieriamo, niente. Allora. Il grande vuoto. Noi dobbiamo risalire in questo caso. Per di qua. E ok. Allora. Il grande vuoto può essere una zona
Infame. Può essere, però. Non è scritto che debba necessariamente esserlo. Quindi. Che cos'è? Lo telefono. Un attimino, pausa. Eccomi! Eccomi! È stato un momento di... Va bene, eccomi. Allora, dicevamo, il grande vuoto, il grande vuoto, lo grande vuoto. Città infame, maledetta. Oh no. Cazzarola. Allora. Madonna, che lentezza! Ecco, te pareva. Dai, yeah. Dai. Allora, il grande vuoto. Intanto, via ste mosche, via ste mosche. Ma devo controllare un attimino una roba. Nel frattempo, scusate se... Allora, dov'era qua? E di là, per di là. Quindi per di qua. Ah, che schifo sempre. Ti pare, almeno vengono shottati. Via, via. Magari colpiamolo lui, ok. Allora. Ok, scudo di assi, ma in realtà... Dove cazzo stava? Ah, ok. No, un attimo. Qua, giusto? Yes. Mi ero un attimo perso. Ok, un attimino, devo controllare una roba al phone, il cellulare. Usate per il momento unità gemelle. Nel frattempo andiamo. Alterno qua e là, siamo multitasking noi. Allora, il grande vuoto, il grande schifo. C'è roba che si ammazza nel frattempo, d'accordo. Scendiamo di qua. Madonna, che danno bestiale per nulla. Va bene. Ci rinfiaschettiamo. Mi siedo? Ci sediamo, dai. Allora. Quindi. Come agiamo? Vabbè, agiamo in maniera normale, ci scendiamo. No, la famo easy. Però ricordo, oddio, un attimo, io ricordo effettivamente che se mi lanciavo da qui sopra. Del tipo, non mi ricordo la zona precisa, ma dovrebbe essere. Ok, qua. Eccolo! Tia! Mamma mia il danno. Anello di Cloranfi, sempre comodo. Un attimino, il cellulare. Ok.
Oh cazzo. Scendiamo. Bella sta zona. Ah, ti muovi? Ecco qua, perfetto. Oh madonna, il dramma. Va bene. Loot, 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 loot. Vediamo dove possiamo. Dove ci possiamo andare ad ammazzare. Ah, questa la prendiamo. Pezzo di tenente rossa, va benissimo. Mi piacerebbe lanciarmi su questo ramoscello, anche se mi terrorizza un po' l'idea. Allora. Là già si vedono le ombre. Già si vedono le ombre. Un attimo, sto cazzo del cellulare. Un attimo, 10 secondi, un attimo. Ok. Oh cazzarola, no! No! Non durante questi momenti di pausa. Ok, perfetto. Quindi, scendiamo. Si riscende. La scala. Mi piace come in tutto sto bordello c'è una scaletta qua nel mezzo. Va bene. Comoda. Allora, qua nel frattempo. Oddio, qua mi si è chiuso. Ok. Altra scala. Ok. Questo che fa? Dorme oppure è quello che è schiattato? No, è quello che è schiattato, va bene, è quello che è schiattato, va benissimo. Va bene. Occhio della morte, questi servirebbero per il patto di Nito, in questo caso. Qui c'è una scala, io questi li ammazzerei onestamente, considerando dove sono, come sono messi, li facciamo un attimo fuori. E si scende la scala. Continuiamo a scendere. E che dobbiamo fare? Il grande vuoto è questo, d'altronde. Una zona parecchio infame, parecchio bastarda, a causa delle rane principalmente. No, tu non ti devi incastrare, perché se tu ti incastri lì, crei solo panico e disperazione. Ok. Per il resto, come siamo messi? Tie. No, liscio, vai col liscio. Droppi? No. No, 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 la telecamera. Ok. Ok, grande anima di soldato senza nome. E qui. Allora. Abbiamo i funghi. Abbiamo i fungoni. Almeno quelle che dovrebbero essere le cappelle dei funghi. Va bene. Scendiamo. Quando si. Ulla! Eccoli! I funghetti! E qui sono incazzosi invece. Teoria. Quante anime danno? 50. Non ne vale minimamente. Madonna, che urlo di sofferenza! Non ne voglio ammazzare più, dai. Mi sento in colpa. Guardali, guardali! Guardali come fungano! Guardali come. Ecco, questo già è parecchio incazzato. No, il cadavere, ma che tristezza! No! Madonna, no, no, no! Per favore. Che morì col fungo, no, eh? Morì con mamma fungo, no.
Signori, c'è un problema. Bello il danno, bello il danno, bellissimo il danno. Ma loro del set del guardiano frega ben poco, a quanto pare. C'è. Porca miseria. Ma com'è? Ah, mi sa che qua... Mi sa che qua... Ecco. Ma sì, ma perché giustamente non so se ti sei reso conto dei danni atroci di Papà Fungo. Eccolo qui. Lago di cenere. Lago di Cenerentola. Di cenere. Va bene. Ah, e tu puoi stare fresco. Tu puoi stare fresco. Puoi stare enormemente fresco, amico mio. Io ho detto esploro la zona, va bene. La portiamo a termine la zona, d'accordo. Ma questo non significa che ti devo fare fuori. Ora non esageriamo, dai. Non facciamo i fenomeni. Quindi va bene. Ah, signore. Ok. Com'è? Non ci sono. Fai come se non ci fossi. Va bene, sì, sputacchia quanto vuoi. Signor. Allora. Scaglia di drago, d'accordo. Ora costeggiamo questa parte in modo tale da non esporci a quelli che sono i suoi... le sue sgracchiate, sostanzialmente. Guardalo, guardalo quanto è imperterrito. Ula, piano. Le cozze ci sono qua. Ok. Vabbè, facciamo che levitiamo le cozze. Oh, porca merda, ma cosa sta facendo? Scusate. Impazzito, ho avuto un momento di... No, eh. Stai calmino. Prende. Questo lo prendiamo. Nel dubbio. Ancora le cozze seguono. Oh, cazzo. Chi è? Schiatta. Droppi. Poi. No, andiamo. Ah! Qua si entra? Sì, ok. Altri basilischi. No, magari non lisciamoli però. Cortesemente, non andiamo con il liscio. Questo lo prendo volentieri. Lui lo evitiamo altrettanto volentieri. Merda, ma è chiusa la zona. Cos'è questa truffa? Ah no, si sale. Si sale. La zona del lago di cenere non la ricordo perfettamente. Ok. Cazzi. Va bene. Vabbè, era una... Non ci provare! Ma davvero? Ma serio? No, vabbè. Non ho le parole, più o meno. Va bene. Va benissimo. Che schifezza, comunque. Vabbè. Torniamo dove eravamo prima. Che tragedia. Che tragedia. Allora.
Allora, ok. E ora basta però. È rotto tre quarti, sappilo. Ma domanda, io da questo lato posso recuperare le anime? Dimmi di no, impazzisco. Per favore. Perché teoricamente... Sì, ok, dovrei poter. Ok. Prendile però, prendiamole cortesemente. No, non hai capito. Devi stare nel tuo proprio. Devi stare nel tuo, guarda. Ma perdonami un attimo, ma tutta questa confidenza chi te l'ha data in questo caso? Cioè, non ho capito questo... quest'atto di ribellione nei miei confronti. E mo questo spara da dietro, giustamente. Com'è? Safe? Più o meno, c'è la cozza. Va bene, andiamo. La cozza non mi preoccupa. Era l'idra, più che altro. A crearmi qualche disagio. E siamo arrivati alla fine della zona. Salve. Ula. Sediamoci. Bottarella al microfono, come sempre. Come va? Prega per i draghi immortali. Ci uniamo? Ci uniamo. Va bene. Pietra della testa di drago e occhio di drago. Patto stabilito. Ora, se non ti dispiace, io ti taglierei un attimino la codina. Grazie. Tanto non si offende, non dà segni di nessun tipo. Allora, a questo punto, io voglio andare al santuario del legame del fuoco. Il primo step è questo. Poi, considerando le 15 umanità, vorrei sfruttare il fattore fortuna per provare a droppare dai negromanti la lanterna pure. E magari andare direttamente di Nito, in questo caso. Sarebbe un'idea. Sarebbe un'idea. Livello? Non livello, stavo scherzando, va bene. Però andiamo. Andiamo. Ah, intanto a dare la monetina d'oro a Frant. Ti piacciono tanto, beh? Com'è? Pure io ti vedo in salute. Molto urgente. Del tipo. Ecco. Ulla, 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 ulla. Ok. Mamma, i suoni che fai. Va bene. E ora... livelliamo quel punticino a forza, così tanto per par condicio. Va bene. E ora ci addentriamo effettivamente in quelle che sono le profondità. Danito. Nella speranza di droppare la lanterna, appunto, dai negromanti. Perché io vorrei evitare di farmi la tomba dei giganti in uno stato pietoso. Porca merda! Ecco. Sotto stavo finendo. No! Sono incastrato. Piano. Ok. Allora. Quindi. Calma.
Le catacombe. Non le profondità, scusate, le catacombe, vero? Aia. Mi ha pizzicato l'ano. E giù. Qua abbiamo i nostri amichetti. L'ora della verità. Levati dalle palle. Negromante. Lanterna. 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 Bastardo maledetto. Niente, il primo è andato. Nessuna lanterna. Perfetto. Oddio, fammi sedere. Che palle che siete, signori. Posso? Grazie. E botterella al microfono, che ogni tanto ci sta. Posso muovermi? Che cos'è che mi... Ok. Niente, il primo non l'ha droppata. Ce ne sono teoricamente altri due, se non ricordo male. Teoria. Dovrebbero essercene due. Ma vediamo. Lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo facciamoci strada tra sti stronzi. Ok. Ah, questi non muoiono, c'è il piromante, stavo per dire, il negromante in zona, infatti eccolo. Salve! No, 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 dove vai? Tu mi servi? Droppi? 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 No, il secondo è andato. Finisce in tragedia, lo dico che finisce in tragedia. Finisce in merda. E qua che abbiamo? Ma non ho capito questo... Questa violenza. Via. Oh. Via voi. Lucerne. Mai cagata. Mai cagata. Vabbè, spawna gentilmente, grazie. E altri scheletozzi. Ula, salve. Falcione, va bene. È un regalo, quindi non ci sputo sopra. Arciere alla distanza. Chi è? Altri scheletri, altri scheletri. Grande anima, soldato senza nome. Bu-b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 u. No, liscio! Vai col liscio! Vai col liscio! Questi muoiono? Questi non muoiono. Non muoiono, quindi via. Tanto azioniamo questo. Prendiamo quella robetta. Bastardo, erano finiti i frame di invincibilità nel momento peggiore. Anima Cavaliere Valoroso. Levati cortesemente. E si continua. Tenchiamo, 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 ce lo possiamo permettere, tenchiamo. Nel mezzo. Nel mezzo. Ok, tu, Lut, per favore, ti prego. Sei una merda. Sappi che sei una merda. In teoria ce n'è un ultimo, un altro. Quello per scendere da Vamos. Dovrebbe esserci quello rimasto. Punto. A questo punto è l'unica speranza. Quindi, dai, dai, sì, spawna, va bene. Questi hanno. Ok, questi. Il negromante in zona, sì. Anima Cavaliere Valoroso. Non ricordo. Non ricordo. Non ricordo. Scendendo di qua. Che palle, non ricordo. Eccolo. Ok, ti prego. Yes! Sì! Lanterna del teschio. Va bene. Va benissimo, va benissimo, va benissimo. Perfetto. Perfetto. Si può scendere da Nito senza grandissimi... Non è tanto...
Perché per andare da Nito in ogni caso se ne trova una di queste. Il problema è che per trovarla devo farmi la prima parte della tomba senza vedere nulla. Ed è una cosa veramente poco comoda. Invece, droppandola in questa maniera prima si risolvono un po' di situazioni. Ora scendiamo, non distruggendoci le caviglie. Vamos, vecchio bastardo! Come va? Guarda quanto è fiero. Un uomo risoluto. Uomo, quello che rimane. Non è tanto, tanto amichevole, effettivamente. Ma tu chi, ca, cosa, chi, cos, chi sei, scusa, in tutto questo? Parente di Vamos? Cioè, va bene. Ci sediamo, in questo caso. Che parliamo? Vuoi parlare? Ma quanto è occupato. Ah, ora ti interessa. Ah, no, sto scherzando. Non è quello che piace a lui. No, ok, Claymore più 5. Lui teoricamente poi potrebbe andare a rendere le robe di... le armi di fuoco e del caos. Ma non è il mio obiettivo. Quindi va bene. Madonna che cattiveria. Ma aspetta, cos'hai da dirmi oltre che mandarmi a fanculo? Dimmi. Ok. Basta? Va bene. Non è un uomo di grandi parole. Un tipetto ostinato. Non proprio. Vita di fabbro, nient'altro. Ah, ok. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Te lo recupereremo, tranquillo. Ti voglio rendere utile. Perché lo sei, effettivamente. Allora. Merda! I rotelloni, il ritorno. Ok, vengono shottati ed è una cosa meravigliosa. Liscio, non lisciamo però. Però non ruotare così tanto. Ok, li sento. Che stronzo che sei. Va bene, vabbè, ma comunque se posso tankare in questa maniera non temo più o meno nulla. Voi? Salti in aria? Ma porca merda, ma tu da dove... Porco Giuda, un cavaliere nero! Dove cazzo spunti tu? Ula! Quello con l'ascia! Ok, hai preso il danno. Oh merda. Aspetta, aspetta, perché stiamo combattendo in una situazione che a me veramente non piace per niente, sai? Un attimo. Basta! Sti cazzo di rotelloni. Ah, prima vorrei liberarmi di loro. Ok. Merda, lo sento. Aia. Vorrei farti. Esatto, un backstab. Morto? Non è che per sbaglio uno di loro ogni tanto ti va a droppare l'arma. No. No, perché se no poi è troppo comodo come discorso. Hai finito? Hai finito di ruotare? Ok. Allora, lui è arrivato da dove? Perché io arrivo da Vamos, va bene. Ma lui da dove è sbucato fuori? Che non ricordo. Di qua forse? Sì. Ah, un altro. Nel dubbio c'era una. Che cazzo? Boh, vabbè.
Ah, un'altra, nel dubbio, un'altra lanterna. Va benissimo. Allora, cosa abbiamo di qua? Nel frattempo stiamo continuando a droppare umanità, come se piovesse, come se piovesse. Benissimo. E allora, via tu, questo è un buco, vorrei evitare di caderci. Di qua. Ok. Grande anima di soldato senza nome. Forse ho capito dove sono e un po' mi preoccupa perché oh, porca merda. Ah, io questi li detesto. Ti minchia di demoni della titanite che veramente. Va bene, dai, attacca. Ok, posso? Vabbè, oddio, realmente lui non è uno di quelli super incredibilmente devastanti. Si può fare, si può fare. Dove sei? Eccoti. Tenchiamo, tenchiamo, tenchiamo i colpi, tenchiamo i colpi. Tenchiamo i colpi, siamo fatti per questo. Calma con questi attacchi. E via. Titanite del demone. Va bene. Qui. Tre occhi della morte. D'accordo. In zona dovrebbe esserci teoricamente l'anello. L'anello della luna oscura? Non ricordo. Non ricordo. Non ricordo. In base a dove mi trovo. Ah, intanto sti scheletracci devono andare via. Bene. In base a dove mi trovo. Forse. Forse là? Forse là? Può essere. Altri scheletri. Via, tripletta. Liscio. Ok. Un altro negromante? Non è morto. Non è morto, no. Non è morto mica. No, oddio, sono tornato dove ero prima, praticamente. Sono tornato dove ero prima. Quindi, qui. Porca Eva! Ok. Trappolozzo. No, allora si andava quindi di qua. E qui ci siamo. Ok. Però. Forse. Perché se scendo di qua. Non ricordo. Non ricordo. Vediamo. Allora. No, qua no. Comunque ricordo invece che, infilandomi qui dentro, rifugiati nella bara. Andiamo dal nostro caro amico Nito. Aspettiamo più o meno un quarto d'ora. Tempo! Tutto sto tempo ci voleva? Dai! Dai! Oh! Ok! Porca miseria! Non so secondo quale logica uno va ad infilarsi in quella che è una bara aperta in questo caso.
Va bene. Tomba dei giganti. Eccoti. Come andiamo? Ti vedo in salute. Prega per il sarcofago del re tombale. Ma ci uniamo, ma sti cazzi. Spada del re tombale, miracolo spada danzante del re tombale. Com'era la spada del re tombale? Tra l'altro io potrei anche donargli gli occhi avendoli del... Dove stava? Eccola. Richiede 13 a destrezza. Scala in maniera vergognosa, sia a forza che a destrezza. Però ha un effetto, un 333 a veleno. Dovrebbe essere il veleno quello, sì. È uno spadone ricurvo. Arma brandita soltanto dai servitori di Nito, il re tombale, il primo dei morti. Creata dalle ossa del caduto. Emana miasmi mortali ed è una vera e propria tossina per gli esseri viventi. Sì, appunto, è velenosa. Ma io sai che faccio? Te li dono gli occhi che ho. 5. Dai, tieni. Tienili tutti e 5. Niente? Non mi dici nulla? Vediamo. In realtà, nulla, proprio non... Non te ne può fregare nulla. Va bene, Nito. Fa piacere. Fa piacere fare affari con te. Allora, direi di tornare a dove ci trovavamo prima e proseguire. Però non mi ricordo, continuo a non ricordarmi dove si recuperava l'anello della... Sì, dovrebbe essere quello della luna oscura. Ma se provassi a tornare indietro? Di poco? Non troppo, di poco. Vediamo un attimino. Allora, intanto qua devo mettere sotto carica sta roba. Ok. Allora, sulla base di dove ci troviamo, se facciamo finta, no? Che... cadendo di qua... Torno dove ero prima. E qui ci siamo. Torno dove ero prima. Aia. No. Vabbè, magari facciamo che... Lo controllo per una pro... No, ma scusate, non... Perché doverlo non fare ora? Cioè, perché non doverlo cercare ora? Torno un attimino indietro, faccio un po' di backtracking e vediamo. Allora. Non fa mai male. Via. Si risale. Yes. Di qua. Yes. Allora, per tornare indietro a questo punto di qua. Oppure... Oddio, forse ricordo. No, fermo con sta cazzarola di cosa esplosiva. Allora, penso mi sia venuto a mente ora. E dove si doveva girare il ponte, giusto? Dove c'è Patches. Più o meno è quella la zona. Dovrebbe essere più o meno quella la zona, quindi... Se io torno so... Ah no, oddio, ma... Questa nebbia... Ok, l'ho fatta praticamente al contrario.
Ho fatto la zona al contrario, va bene. Ah, facciamo una cosa. Torniamo al falò. Torniamo al falò. E poi con più calma, effettivamente, riprendiamo anche la zona, volendo. Per ora andiamo per come dobbiamo, ecco. Quindi via di qua. Ok. Oh, signor. Sempre loro, sempre. Madonna, quanti sono. Non ci provare, sai. Ok. Rotelloni. Facciamoli fuori. Si sa mai. Droppate? No. Un peccato. Va bene. Ed entriamo. Oh no, uno dei boss più difficili della storia dei Souls, cazzarola. Tiè. Mamma mia. Salve. Oh no. Oh no. Girandola. Wow. Io sarei capace di morirci comunque. Dai, farti prendere. Ok. Difficilissimo come boss, devo dire. Proprio tosto, complesso, ben strutturato. Una roba veramente. Arte dell'accensione. Girandola, sì, va bene, il boss proprio complesso. Maschera del padre. Qual era la maschera del padre? Cosa faceva? Il peso, cioè, ma di tutte quella più merdosa mi vai a dare? Quella del peso trasportabile? Sei serio? Cioè, quella del peso penso sia quella più disgraziata tra tutte le maschere che vanno a droppare. Incredibile, davvero. Incredibile. Ecco, adesso siamo in quella che considero effettivamente una delle zone più infami del gioco, ma noi avendo la lanterna del teschio, famo sta roba. E andiamo, non dico easy, però almeno sappiamo dove mettiamo i piedi, che è una cosa di un'estrema importanza in questo caso. Ok, certo, dover usare la claymore ad una mano un po' mi rattrista. Salve. Madonna, il danno della claymore ad una manina. È un po' una sichinenza. Mille anime. La zona è pericolosissima. Questo drop? Posso cadere da qui? Penso di sì. Oh signore, grande anima di cavaliere valoroso. Madonna, come ero messo. Aia, salve. L'altro vorrei evitare di triggerarlo, onestamente. Fra i danni, come sempre, non li facciamo mancare. Quindi lui. Madonna, poi come esplodono, va bene. Madonna, siamo dei tori comunque. A livello di equilibrio, sì. E via. Ok. Questo? Che cos'è? Ah, oddio, ma un attimo, è come. Posso? No, non da qui almeno. Proviamo a salire. Da qui. Sì, da qui. E calati. Ah, altri tre occhi della morte. Si sa mai. Nito approves. Si risale. E via.
Anima, ok, ricavaliere valoroso. Ah, e praticamente torno dove, va bene, dove ero prima. Va benissimo. E si continua normalmente. Va bene. Allora. Che abbiamo qua? Si scende. Ahia, già sento le frecce. Già sento che sono pronti a, con le frecce a rompere le palle. Effettivamente. Non vedo, eh. In questa maniera vedo veramente poco. Oh, ma si è calato di sotto? Si è tirato giù? Un genio, cazzo. Abbiamo un genio. Un genio. Allora. Tocca scendere. Salve. No. Magari quello a fondo stavo scherzando. Cos'è? Cos'è? Oh merda, ne ho uno dietro. E mi sa che... Velocemente, please. Ok. Va bene. Ultimo colpetto e via. Dicevo. Ula. Ora arrivo. Ora arrivo da te. Esatto, qui c'è un falò. Eccolo. Arrivo, Pacis. Gran stronzone. Allora, questo falò a sto punto noi torniamo umani. E ravviviamo pure la fiamma. Eh sì. Ma direi anche di livellare un attimino, considerando sempre il numero di anime. Anche perché le ho. Eh sì, dai, dai, dai. Tre di queste. Due di queste. E due di queste. Ok. Due livelli? Due livelli. 2,85. Ah, perché c'era una mano, giustamente. Vabbè. Ok. Risaliamo. E a sto punto parliamo con il nostro caro amico. Pacis. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? No, non sono un chierico. Telling you, there's a fine stash of treasure right down that hole. I found it first, but well, we're friends now. I'll split it with Ah, che gentiluomo. you. Have a look. It'll shimmer you blind. There. Wow. Chiuso da vicino. Va bene. Oh, che bellezza. Echite. Bene. Infamone di prima categoria. Questo è il mio lavoro. Va bene. Ci vediamo a breve, Pacis. Ci vediamo a breve. Vai tranquillo. Grande anima di Cavaliere Valoroso. Un'altra a questo punto. E un'altra anima, va bene. Poi. Ah, Milady. Eh sì. Sono più o meno andati, cara. Un attimino quel cellulare. Perfetto. Ok. No, io no. Almeno attualmente.
Loro mi sa che sono belli che andati, beh, dove stanno? Eccoli. Oh, stai calmo. Molto calmo. Ultimo colpo. Che palle. Si sta curando? Si è curato. Quella cos'è? Ira degli dei? Ok, uno è andato. Quella a pugni mi prende, d'accordo? Va bene. Poveri. Zona libera. Sì, lo sono certo pure io, dai. Rigenerazione. Va bene. Va bene, sicuramente sono grati, Milady, sicuramente. Usciamocene da questo posto malefico. La 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 la. Salve. Cos'è, balliamo? Oh, pezzo di merdaccia secca. Occhio a questi che sono... Occhio, 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 occhio. Non so se l'ho già detto. Sanno essere parecchio infami questi. Ok, risaliamo. Fintissima. Ah, ho capito cosa c'è qua. Bastardo maledetto. Penso di aver capito cosa c'è qui. Una zona abbastanza infamella. Vediamo. Porca miseria. Quanti sono, scusate? Uno, due, tre, quattro, cinque scheletri, più o meno? Mamma mia, questa è brutta. Questa è brutta, questa è bruttissima. Questa è bruttissima, questa è bruttissima. Ah, Dark Souls. Va bene, sono morto. Per niente infame come trappolozza. Fa piacere, dai. Ma vorrei recuperare le 15 umanità, onestamente. Non per altro. Ora, il problema è un altro. Recuperare le 15 umanità vuol dire che devo comunque rifinire lì dentro. Ecco. Quello che intendo. Non ho un'arma... Scusate. Intendo a livello... Qualcosa che possa togliergli effettivamente l'equilibrio con ogni colpo. Ma non credo. Non penso. Forse la mazza? Può essere che li vada a. Potrebbe stunnarli? Vogliamo fare questo stupidissimo tentativo? Le anime dove sono? Lì. È una prova più che altro. Ok. Vabbè, funziona, 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 funziona. Funziona, però non voglio morire. Allora, calma, 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 calma. Perché di funzionare funziona. Porca merda, ma... Ma io mi chiedo... Non vedo una minchia. Ma scusate, ma... Va bene, va bene. Va benissimo. Bisogna continuare in questa maniera. Perché si può fare effettivamente. Si può più che fare. Allora, aspetta, 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 aspettate, aspettate, aspettate. Ritorno lì. Nel dubbio e butto.
Poi, tanto ora ci arriviamo da te. Ora da te ci arriviamo, facciamo due chiacchiere, mio caro. L'idea qual è adesso? È quella di usare un fungo di Elizabeth. Seguitemi nella malsana idea. Ecco. Dove cazzo sta forza interiore? Ho usato il fungo, ma non ho posato giustamente. Ok. Forza. Perché non usa... Perché non usa forza interiore? C'è qualcosa che mi sta sfuggendo? Perché l'ho messa nella mano... Non credo sia questo. Era questo? Perché messa nella mano sinistra non funziona, forza interiore. Che stronzata. Comunque nel frattempo mi sa che bella che è andata. Ah, il fungo di Elizabeth. Ok. Va bene. No, non il liscio però. Va bene. Vabbè, no, va bene una palla. Va bene la palla destra. Va benissimo, più o meno. Alzati. Ok. Che zona vergognosa. Non ti parare. Quanto insistente nel pararsi. Via. Ancora lui è vivo. D'accordo. Continuiamo così. Non il calcio! Come ti viene in mente di dare un calcio a sti minchia di scheletri? Comunque posso dire una cosa? Si può dire che la mazza grande è tanta roba? Ma scusate, ma se facciamo uno switch del tipo... poi vado a potenziare la mazza grande... No, anche perché mi sono reso conto che stavo sempre in midroll, effettivamente. Quindi, a livello di peso, ci si rientrava tranquillamente. Ma facciamo una cosa. Facciamo una divertentissima roba. Del tipo, osso del ritorno. Facciamo una robetta. Ok. Allora. Comune, dove sta? Dov'è? Me lo sono perso. Comune dei non morti. Scusate. A quanto pare è più che performante. E soprattutto è contundente. Con questi stronzi le armi contundenti sono... molto interessanti. Dov'è? Eccola qua. Mazza grande. Sempre in midroll, va bene. Guarda quanto... quanto tosto. Felicità. Tenersi per mano, mano per mano, la felicità. Ah, tra l'altro non me l'ero nemmeno accorto. Va bene. Prenditelo. E a sto punto potenziamo sto grandissimo randello. Io ho una titanite in tutto questo. Questo è un dramma. Quante ne servono più o meno? Non ricordo. Per ora 7 prendiamone. Per ora 7. Allora, 1, 2, 3, 4. Me ne serve un'altra. Me ne serve un'altra. E però mi sa che poi ad anime rimaniamo un po' fottutelli. 5. Dobbiamo evolvere, ma non abbiamo anime. Mi sa che con le titanite grandi ci siamo anche... Un attimo. Alt. Ok, ci siamo pure con le anime. Meraviglia. Così facciamo stong, bonk, bonchiamo gli scheletri. Dov'era?
Eccolo, più 6. Da sotto ci arriviamo prima. Più 7, più 8, più 9, più 10. Ya. Ok. Vediamo come 494. Com'è che scala? B sempre. Beh, scala anche meglio, quindi mi piace, mi piace. Va benissimo. E adesso si torna dove stava. Tomba dei giganti. Eccola qua. Oddio, ma forse non è quello. Dovrebbe essere questo. In teoria è questo il falò giusto. Speriamo. Ok, è questo, è questo, è questo. Rimettiamo un attimo questa perché non vedo una saiga. E via. Allora, Patches, dove stai? Eccoti. Che hai da dire in tua discolpa? Parliamone. No, 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 no. Fa scherzi. Che famo? Lo perdoniamo? O no? Lo perdoniamo? O no? Un attimo, nel frattempo il cane deve uscire a pisciare. Sì, sì, arrivo! Arrivo! Un attimo! Vai! Vai tranquillo, vai! Com'è? Nel frattempo, questo sondaggio rapido rapido, com'è? Quindi, si perdona? Sì? Va bene, va bene. Dai. La chat ha deciso. Hai la tua seconda occasione. Amici come prima, sì sì. Anzi, più di prima. Ma quanto è fiero. Quanto è contento. Che hai altro da dire? Le stesse cose. Va bene, Patches, va bene. Ti è andata bene. Sei uscito da sotto... Sei uscito da sotto un treno, veramente. Allora... Aia. Aia. Cani diversi dal solito. Mazza. Beh, dai. Considerando che è usata ad una mano. Tanta roba. Va bene. Nebbia. Ok. Ma se non ricordo male, c'è un bellissimo e simpaticissimo. Non vedo una sega. Però lo sento. Lo sento arrivare. Dove cazzo? Porca merda, eccolo, il cavaliere nero. Dai, 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 vieni qua, vieni qua. Combattiamo in un posto un po' più combattibile. Gran figlio dell'Androcchia. Questo c'ha la labarda, questo ha la labarda, questo ha la labarda. Ti prego, droppala, dai. Fammi questo regalo, fammi questo regalo. Non mi ammazzare. Niente, io fortuna, al solito... Zero. Totale. Va benissimo. Mai sì, anzia mai che la droppi. Lì che abbiamo? Sangue di Giuda. Tiè, madonna mia che cattiveria. Non vedo nulla. Ah, vabbè, sei tu. Boom. Va bene. Anima, guerriero coraggioso. Ok. Mamma mia, che spavento! Tiè. Non si vede una... Non si vede nulla. Ok. Però si sente che respirano. Di qua che abbiamo? Ah, un drop.
scudo dell'effigie. Stavo per dire sculo dell'effigie. Scudo dell'effigie. D'accordo. Torniamo sui nostri passi perché è una zona che mi preoccupa sempre. Allora, guarda come si vedono gli occhi nell'ombra, nel buio più totale. È che secondo te non faccio il momento. Tiè! Cazzo. Sei solo tu? A due mani, caricato a terra. Allora, quel drop non lo saprò mai come si recupera. Ah, forse da qui? No, si sale. Per andare? Di nuovo dove ero prima. Scendiamo. Guarda la mano come gira, guarda quella mano. Niente, via, è andata. La mano adelante. Pezzo di tenite bianca. Ok, vabbè. Minchia, sono due. Ah, tu via così. Non so dove sei, non ti vedo, non ho il campo visivo. Non vedo una sega. Non vedo, stai fermo, aspetta, fammi prendere le distanze. Ok, ora, da qui. Va benissimo. Minchia, tre, addirittura. E che dobbiamo fare? Va bene. Madonna, quanto è performante quest'arma. Tutto questo per niente. D'accordo. Mi fa piacere. Benissimo. Allora. Qua niente. Drop. Ok. Anima, guerriero coraggioso. Scala? Scala, sì. Ah, vabbè, oddio, grande scala questa. Oh, finalmente posso togliere la lanterna, c'è luce. Ok, via sta roba. Mettiamo. No, togliamole e basta, non mettiamo, va bene. Ah, cazzarola. Potevo essere umano in questa zona. Mi avrebbe invaso il buon Leroy. Vabbè. No, piala! Tiè! Due tridenti scintillanti, pezzo di tenite bianca. Va benissimo così. E si continua. Stavolta mettiamo lo scudo! Ma colpiamoli, nemici! Grazie. Ok. Signor, via. E anche dietro, ho sentito. E via. Guarda quello stronzo con l'arco nel mezzo. Tu vai via. Tu non ci provare. Madonna, questa combinazione. Ma quando vengono shottati. Meraviglioso. Oddio, i girandolini ci sono. Varie girandole. No. Fermi. Le girandole. Muori. Vai via. No, i bambini. Merda. Fermo. Aspetta che ci sono i bambini. Tiè. Prima liberiamo le girandole. E poi pensiamo ai bambini. Mi dissocio. Contestualizziamo. In base a quello che sta succedendo. Non... Calma. Ma che non si sa mai. Allora. Guardalo! Sta ballando! Aspetta. Cosa sta... Un attimo.
Dov'è? No, si è liberato! Che bello che sei. Tiè! Pezzo di dente bianco, umanità, d'accordo. Prendo le distanze da quello che sta succedendo in gioco, non assolutamente, non... Prendo le distanze, quindi va bene così. È tutta finzione, è tutta chiara finzione, e via. Non sono bambini, realmente. Va bene così. Va bene, dai. Quella ha droppato pure. Quella ha droppato... E basta, cazzo. Torna nell'ombra. Ma quanti... Ma spawnano all'infinito? Non ho capito. Hai rotto tre quarti? Vabbè, direi di... Pezzo di tenite bianca. Direi di esplorare nel frattempo. Che mi sa che... Se no non ci spostiamo più da qui. Bastardo! Mi ha mozzicato il piede. Allora. Ok. E signori, siamo arrivati da Nito. Siamo da Nito, effettivamente. Anima di eroe. Ci prepariamo. Cazzuti. E allora, il piano qual è? Questo è un brutto danno da caduta. Allora, intanto fiaschetta, tattica. Poi io metterei un aiuto, una testa aiuto del tipo Help me. Bene. Poi io per aumentare la rigenerazione della vita e ridurre i danni, in questo caso butterei un bellissimo, a trovarlo, eccolo qui, fungo di Elizabeth. Ci prepariamo con forza interiore, che per un motivo o per l'altro non sta funzionando. Dio solo conosce la ragione. Ma non è che è il fungo di Elizabeth che è bloccare forza interiore? Non è che faccio sta stronzata ogni volta? Io sto buttando funghi di Elizabeth a caso? Cioè, fammi capire, se io uso il fungo di Elizabeth, non posso usare forza interiore. Sì, sai che era questa la cagata. Quindi si deve usare dopo il fungo. Sono uno stronzo io. Vabbè. Via. Nito, mio caro, abbiamo stretto il patto prima. No? Vabbè. Va bene. Forza. A noi due, figlio di puttana. Fammi curare, fammi curare, fammi curare. Il re tombale. Viecce, 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 viecce con tutti i tuoi figlioletti qua. Liscio. Va bene. Madonna i danni, madonna cosa ti sto facendo. Stai esplodendo? Merda. È esploso. No, basta, ancora? No. Va bene, tenchiamo, va bene. Ancora? L'ultimo colpo. Il penultimo, volevo dire. Chi è? Suka. Signori, questo è come si devasta Nito. Questo è come si devasta Nito. Capito? 60.000 anime. Alla faccia della... Va bene. E abbiamo il primo lord con Nito in questo caso. E... Allora, torniamo al santuario. Livelliamo. E direi che per oggi...
Si può anche chiudere qua. Siamo a 3 ore d'altronde, quindi va bene. Allora, vediamo un attimino. Intanto livelliamo. Vediamo quanto possiamo aumentare di livello. Quindi usiamo quella dell'eroe. 2 di guerriero coraggioso. Dicevo, livelliamo. Andiamo di forza. Ormai sì, andiamo spediti con la forza. E va bene così. E va bene così. Al solito chiudiamo col Crestfallen. Ok. Quindi 3 ore sono andate. Abbiamo finito il DLC in questa parte. Abbiamo fatto il primo Lord. Abbiamo chiuso il grande vuoto. Con la prossima penso che si possa chiudere, effettivamente, almeno con Dark Souls. E come al solito, Phoenix, non so se ancora ci sei. Ti ringrazio. Cioè, ti sei fatto 3 ore di live. Un pazzo criminale. Comunque, ti ringrazio. Ringrazio come al solito chi anche per poco è entrato in live, effettivamente. Ringrazio chi recupererà tutto sto sfacelo su YouTube. E poi cos'altro? Non... La prossima live, penso, presumo, possa essere non tanto domani, ma dopodomani. In questo caso, grazie a te, Phoenix. Grazie ancora. Dopodomani, continuando però con quella che è la Evil Saga. Si comincia in questo caso Resident Evil 3. E basta, è questo. Quindi, come al solito, da Fulmicotone, dal sempre più contento Crestfallen, da... Esatto, da benissimo, anzi no, per chiudere ci vuole questa, scusate, aspettate. Ecco, questa. Dal... Thank you. È tutto. Ci si becca alla prossima.